Ragazzi, so che avete prenotato, però noi siamo in overbooking. Mi dispiace, ma il locale è tutto pieno. Beh, dai, andiamo. No, no, aspetta, aspetta, aspetta. C'ho un'idea. E vieni qui, Sì, l'ho visto, sta con un'altra! Bravo, amo, bravo! Sto disperato, domani è San Valentino, non gli ho fatto il regalo, non so dove portarla a cena, Vio, Riego, sto impazzito. No, fermo, fermo, c'ho una soluzione a tutto. C'ho tre amici miei che si travestano da poliziotti, te vengono a via, fanno finta da restante, te fanno sparire la circolazione per tre giorni. Tutto pagato, campeggio, vitto, alloggio, barbecue, da son, sky, partite, tutto quanto, te riportano a casa dopo tre giorni e tu non sai niente. Ma che stai a dire, davvero? Per giuro. Allora lo faccio subito. È la porta, tu sto lì. Amore, visto che non ti faccio mai fare niente da solo, per San Valentino ti ho regalato un viaggio per te e i tuoi amici. Dai amore, non ci credo, grazie. Dove, i Caraibi? Ah no, è Messico? No. Ce l'ho, Brasile! E dove, amore? Cina. 10 giorni. Grazie. In Cina. È meglio single che col profilo comune, questo è sicuro. Bravo. Dalla prima volta che ci siamo visti è stato un colpo di fulmine subito. Tutte le serate passate insieme, a mangiare insieme, a guardare la TV, vedevamo tutto quello che ci piaceva. E poi non mi hai mai detto niente se volevo vedere le partite o volevo vedere Tiki Taka. La prima volta che abbiamo dormito insieme, ancora la ricordo. Quanta comodità che mi ha trasmesso. Grazie, amore mio. Buon San Valentino. E ricordati. E se ti dice che non vuole regalo, è una trappola. Amore, buon San Valentino. Buon San Valentino, amore. No, amore, ho fatto un sogno. Ho sognato che mi regalavi una collana e degli orecchini con dei diamanti bellissimi. Che cosa significherà? Vedrai stasera, amore, vedrai. Chiudi gli occhi. Buon San Valentino, amore. Questo è il libro dei sogni per interpretare tutti i sogni che fai e poi puoi pure giocare i numeri, eh? Magari vinciamo pure qualcosa. Che poi sto San Valentino era un vescovo romano del terzo secolo che venne flagellato e decapitato. Io dico, no, ma le vostre donne portatele a vedere un omicidio brutale, no? È più coerente. Amore, ho una sorpresa per te. Aspetta che qua. Sì. Ecco, vedi, amore. E lei chi è? Adesso te lo dico, nel senso. Chi è sta zoccola? È quella che ti trombi? No, no, ma che no. Dimmi la verità. Non è così facile. Lei è mia moglie. Che te. Ma che mi sei? Sì. È tua moglie. Ma... Amore, ma c'è pure scritto! Se la ami davvero, presentagli tua moglie a San Valentino! Scusa, non ha funzionato, ma pure tu, però. Amore! Amore! Se poi ci pensi, l'anagramma di San Valentino è la svertina, no? Sto caso stronzo. Vabbè, ma mo tu mi vuoi dire che non hai mai festeggiato San Valentino? Ma no, ma io sono ateo. Salve, posso esserle d'aiuto? Sì, guardi, prendo tutte queste rose e poi se ha un bigliettino con scritto sei l'unico amore della mia vita. Dai, ma che carino, certo. E me ne da 8. Altro che San Valentino, frate. Io mi mangio per San Daniele. Guarda che roba. Oh, no. Ma che è sto coso? Amore, questa è la luna, è un pezzo di luna segnato a te con il tuo nome, ci sono anche le coordinate dentro. In certi giorni puoi vedere anche lo spicchio proprio segnato a te con il tuo nome. Insomma, amore, ti ho regalato la luna, te rendi conto? Ma io non voglio mica la luna. Volevo le scarpe, te le ho pure fatte vedere. Ma proprio a me, doveva capitan deficiente. Che mi regali per San Valentino? Amore, hai presente quella Ferrari rosso fuoco che abbiamo visto oggi? Certo che ce l'ho presente, era spettacolare. Amore, ma che sei, ma... Oddio, ma, amore, ma questo è un botto. Amore, sei matta? Che... Ho trovato delle mutande dello stesso rosso. Hanno anche il cavallino, sono introvabili. Oggi, 14 febbraio, è San Valentino e buona festa degli innamorati. San Valentino, mi sono dimenticato di fargli il regalo, no... Aspetta, ma mi ha lasciato la settimana scorsa? Sono singo! Il giorno di San Valentino sono singo! Che bucio di culo, sì! Grazie!
Ciao ragazzi, spero che questo video di San Valentino vi sia piaciuto. Io voglio ringraziare la Bizantina Film, grazie al maestro Giovannini, grazie a Costino Sella, Paolo Porchi e anche il buon Federico Ruggeri, che non sappiamo dove sta. Grazie alla nostra Chiara Averrigo, Romina Diana, Laura Bardeschi, Enzo Ceccucci, Nick Giuliani, Silvia, che è la prima volta che compare nei video, My Love, Alessia e Valentino Campitelli, maestro, maestro, maestro. Poi volevo ringraziare anche chi ha risposto al sondaggio nella mia foto, che ero con Pupo. Io ho chiesto: scrivete il nome di chi è quest'artista, il vero nome di Pupo, Enzo Ghinazzi. L'ha indovinato Giulia Baldi, il Blasco Communicator e anche Deborah Tondo. Se siete arrivati fino a questo punto del video, andate a scrivere meglio single che col profilo in comune. Lo ripeto, meglio single che col profilo in comune. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella di aggiornamenti e ci vediamo al prossimo video. Buon San Valentino a tutti, pure quelli sposati con l'amante, e se non lo sai, sallo! Ciao!